avvertivo forte l'esigenza di fare qualcosa di fronte allo spettacolo che avevamo avuto di un'Europa incagliata sulla crisi greca e anche sulla questione migratoria. E quindi ho preso l'iniziativa di sentire i presidenti delle altre camere basse, abbiamo lavorato a una dichiarazione congiunta e siamo arrivati poi alla definizione di un testo. In qualità di presidenti di parlamenti nazionali siamo legittimati a ricordare all'Europa il suo dovere di solidarietà e di democrazia. Coloro che quando pensano all'Europa pensano ad un progetto essenzialmente economico devono comprendere che anche le prospettive di successo economico dello stesso progetto europeo non potranno essere realizzate senza le appropriate strutture politiche comuni. Possiamo andare orgogliosi delle conquiste degli ultimi 60 anni, pace, democrazia, prosperità. Siamo molto convinti che una maggiore integrazione politica europea sia la strada giusta per dare un futuro a voi ragazzi, ai nostri figli, e anche per rispondere a quanti utilizzano l'Europa come capro espiatorio, alimentando populismo e xenofobia. Se l'Europa non salva le persone, come sta facendo questa isola, l'Europa perde se stessa e rischia di andare a fondo. Quindi questo salvagente deve diventare il simbolo dell'Unione Europea, non solo di questa isola. Quante? Tre risposte, L'Erasmus. La moneta unica. Guardali tutti, eh? Sì, sì. E anche la libera circolazione. E la pace? No. Lo sapevo! Avere un reddito minimo di dignità europeo erogato dall'Unione Europea significherebbe che il continente dei diritti non lascia nessuno indietro. Dobbiamo avere come obiettivo la creazione di una federazione di stati nella prospettiva degli Stati Uniti d'Europa. Pur essendo olandese, lavoro a Bruxelles, ma a Roma sono anche a casa mia e questa è l'Europa che amo. Beh, per noi l'Europa è sicuramente uno spazio di fratellanza in cui le culture sono diverse ma si possono fondere per una condivisione di diritti. E tu jette la clé dans la Moselle. No ai muri. Eh? Voilà, e vive Schengen! Viva Schengen! È mia intenzione poi sottoporre la risultanza di questa consultazione a un lavoro interpretativo di alcuni saggi. Faremo un documento che chiameremo Eutopia e lo presenteremo a Ventotene. Noi presidenti delle assemblee elettive andremo a incontrare i giovani a Ventotene e con loro ragioneremo.